Forse non ci agiamo ancora bene, ma la nostra passerà alla storia come una generazione unica. Il nostro secolo, infatti, ha modificato radicalmente tutto ciò che esisteva prima attraverso la rivoluzione scientifica, una rivoluzione di conoscenze e di tecnologie che hanno cambiato completamente il modo di produrre, di consumare, di vivere, di lavorare, di ammalarsi e anche e soprattutto di conoscere. È impossibile fare l'elenco di tutte le scoperte di questo secolo, dagli antibiotici alla televisione, naturalmente, dalla teoria della relatività ai computer, all'automazione, alla bomba atomica, dall'aereo all'ingegneria genetica e allo spazio. La nostra generazione è proprio quella che ha potuto vedere realizzarsi il sogno di tutte quelle precedenti, cioè arrivare sulla Luna. Una notte di luglio del 1969, un uomo in diretta televisiva pose per la prima volta il piede sul suolo lunare. Senza rendercene conto, le imprese spaziali sono già diventate storia. Chi oggi non è più giovanissimo è stato testimone di un avvenimento veramente straordinario che rimarrà uno dei momenti salienti della storia dell'umanità. Bene, la puntata di oggi vuole raccontare proprio l'avventura spaziale, cioè come l'uomo nell'arco di qualche decennio è riuscito a costruire macchine capaci di uscire dalla gravità terrestre e di portare nello spazio abitacoli, laboratori, macchine abitate da uomini, sempre più grandi e sempre più perfezionate, fino ad arrivare appunto sulla Luna e a progettare anche altre imprese ancora più impegnative. Quella di oggi è una puntata da tenere, quindi, come un prezioso documento. È come se oggi noi possedessimo i filmati dei primi navigatori, magari dello sbarco di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Ecco la conquista dello spazio. Siamo così abituati alle immagini della navetta spaziale o dei vettori Ariane che ormai non pensiamo più agli straordinari progressi che sono stati fatti da questi primi razzi. Erano poco più di fuochi di artificio, ma è da questi goffi esperimenti avvenuti nel corso degli anni 20 e 30 che è nata tutta la tecnologia missilistica che ha reso possibile le imprese astronautiche di oggi. La Seconda Guerra Mondiale fu il grande banco di prova dei razzi, trasformati in armi micidiali. Dai Katyusha dell'esercito sovietico alle bombe volanti V1 e V2 usate dalla Germania nelle ultime fasi della guerra. Terminata la guerra, tutte le nazioni stanziarono ingenti cifre per le ricerche sui missili. I tecnici tedeschi, forse i più esperti in questo campo, vennero ingaggiati dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica. Insieme agli scienziati usciti dalle scuole di Goddard in America e di Tsiolkovsky in Russia, questi esperti dettero una nuova spinta al perfezionamento dei razzi. La prima grande tappa nell'esplorazione dello spazio ha una data, 4 ottobre 1957. Quel giorno i sovietici riescono a mettere in orbita intorno alla Terra un piccolo satellite pesante appena 90 kg. È la prima volta nella storia dell'uomo che la forza di gravità che ci tiene legati al suolo viene superata. Dopo appena un mese è la volta dello Sputnik 2, a bordo la cagnetta astronauta più famosa nella storia dello spazio, Laika. È il primo essere vivente a volare fuori dal nostro pianeta. Su Laika vengono effettuati i primi studi sulle reazioni fisiologiche di un organismo in volo nel cosmo. Da allora i lanci si susseguono sempre più frequenti. Anche gli americani lanciano diversi satelliti come il Vanguard, l'Explorer, il Pioneer. Il compito di questi primi satelliti artificiali è quello di studiare lo spazio extraterrestre e di mettere a punto le tecnologie sia dei razzi che del volo cosmico. Una miriade di preziose informazioni viene inviata a terra dalle piccole stazioni radiotrasmittenti. Ma sono necessarie anche prove su esseri viventi in vista dei voli umani. Il 25 maggio 1959 gli Stati Uniti, con un razzo Atlas Mercury, lanciano in un volo suborbitale le due scimmie Able e Baker. Tre mesi dopo l'Explorer 6 fotografa la Terra da alcune centinaia di chilometri di quota. Nel 1959, altra grande impresa dei sovietici, una sonda, il Lunik 2, scende sulla superficie della Luna, mentre appena un mese dopo, il Lunik 3 riesce in un'impresa per l'epoca straordinaria, fotografa la faccia nascosta della Luna.
È all'inizio degli anni 60 che la tecnologia astronautica è ormai abbastanza evoluta da permettere l'impresa più audace, quasi da fantascienza, il lancio di un uomo nello spazio. 12 aprile 1961. A Mosca sembra un giorno come tanti altri. Nessuno sa ancora niente, ma da pochi minuti un uomo è uscito dall'atmosfera terrestre e sta orbitando intorno alla Terra. Si chiama Yuri Gagarin. Si trova a bordo della navicella Vostok 1, pesante oltre 4 tonnellate. Il suo volo durerà 1 ora e 48 minuti, raggiungendo 327 chilometri di altezza. La notizia si diffonde in tutto il mondo. L'Unione Sovietica è in festa. È la prima volta che l'uomo abbandona il pianeta in cui è nato per inoltrarsi nel cosmo. Yuri Alexeyevich Gagarin. La gara fra Stati Uniti e Unione Sovietica per la conquista dello spazio è ormai cominciata. È una gara che si scatena non solo per ragioni strategiche e militari, ma soprattutto per motivi ideologici o addirittura pubblicitari. Essere primi nello spazio voleva dire possedere una scienza, una tecnologia e quindi un sistema economico migliore. Nessuna delle due superpotenze poteva permettersi di perderla. Gli Stati Uniti sono indietro, ma da tempo stanno lavorando alla costruzione delle capsule Mercury che porteranno il primo americano nello spazio. I voli di collaudo con i razzi Little Joe e Redstone sono andati bene. La prima capsula della serie Mercury, Freedom 7, viene sistemata sulla cima del razzo Redstone. È il 5 maggio 1961. È passato meno di un mese dall'impresa di Gagarin. Alan Shepard, ufficiale di marina, sta per affrontare la grande avventura. Tutti gli occhi sono rivolti verso di lui, anche se il volo in programma è soltanto suborbitale, cioè non compirà un'orbita completa attorno alla Terra. Ecco la partenza. La capsula raggiungerà una velocità massima di 8.350 km orari e una quota di 184 km prima di ricadere in mare e di essere felicemente recuperata. Appena 2 mesi dopo, un nuovo lancio. Gli americani stanno facendo di tutto per accorciare il distacco che li separa dai sovietici. Un nuovo volo suborbitale. È la volta di Virgil Grissom, che a bordo di un'altra Mercury, la Liberty Bell 7, raggiunge i 190 km di altezza. Tutto si conclude positivamente. Ma i sovietici rispondono con una nuova impresa. Ecco la gigantesca Vostok 2, molto più grande delle capsule americane. Porterà in orbita il cosmonauta German Titov. Ruoterà intorno alla Terra per ben 17 volte. Nei primi giorni del febbraio 1962, le insegne luminose di Times Square a New York riportano le ultime notizie. Il lancio in orbita del primo americano è imminente. Il suo nome è John Glenn. È il 20 febbraio. La capsula Friendship 7 è già in cima al razzo Atlas. Tutto è pronto per il grande balzo. Sentiamo la voce di John Glenn. Zico! Five grades fired, okay. The capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. In questo momento John Glenn è già entrato in orbita. Sul tabellone luminoso della NASA viene indicata la traiettoria della capsula. Dopo 3 orbite giunge il momento di rientrare. I lanci americani e sovietici continuano a susseguirsi a un ritmo incalzante. Nel maggio 1962 è la volta di Scott Carpenter con Aurora 7. Nell'agosto del 1962 i sovietici fanno partire a 24 ore di distanza 2 Vostok, la 3 e la 4. Si daranno appuntamento nello spazio e si avvicineranno a pochi metri. È il primo rendezvous nella storia dell'astronautica. Meno di un anno dopo, un'altra grande impresa sovietica, la prima donna cosmonauta, Valentina Tereskova. La vediamo qui durante la preparazione. La Tereskova parte con la Vostok 6 e rimane in orbita 3 giorni. I sovietici stanno ancora conducendo la gara spaziale, ma gli americani sono decisi ad annullare rapidamente lo svantaggio. Non solo, si sono impegnati a diventare i primi nello spazio.
In un famoso discorso, il presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, afferma che un americano avrebbe messo il piede sulla Luna prima della fine degli anni 60. To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. La gara spaziale fra Stati Uniti e Unione Sovietica ha ormai raggiunto il massimo. Ma sono ancora i sovietici a stabilire nuovi primati con la nuova navetta biposto, la Voskhod. Nel marzo 1965 la Voskhod 2 parte con due uomini a bordo, Pavel Belayev e Alexei Leonov. Per la prima volta un astronauta esce dalla capsula e si trasforma in un pedone cosmico. Leonov, protetto da una tuta, è assicurato alla Voskhod da un tubo flessibile, una specie di cordone ombelicale. Sembra galleggiare nel vuoto. È un momento emozionante. Tutto il mondo segue l'impresa del cosmonauta sovietico. Per 26 minuti Leonov rimane nello spazio e comunica ai controllori a terra di non avere alcuna intenzione di rientrare. Lo spettacolo è troppo bello. Il bianco delle nubi, l'azzurro del mare, i continenti che lentamente sfilano sotto di lui. Dopo 3 mesi è la volta dell'americano White a trasformarsi in un pedone spaziale e anche all'americano capita la stessa cosa. Dopo 22 minuti di passeggiata spaziale non vuole rientrare nella Gemini 4, dove l'attende Jim McDevitt, suo compagno di missione. È una specie di euforia quella che prende questi primi astronauti che si trovano a volare, protetti soltanto dalla tuta spaziale, sopra il nostro pianeta. Nel frattempo, gli americani stanno ormai lavorando alla conquista della Luna. Il progetto Gemini fa parte di questo programma. Gli obiettivi principali sono lanciare 2 uomini nella stessa capsula in orbita terrestre, sperimentare le passeggiate spaziali e agganciarsi in orbita con un'altra navicella. Tutte tecniche che si sarebbero rivelate indispensabili per arrivare sulla Luna. L'aggancio in orbita viene provato alla fine del 1965 dalle Gemini 6 e 7. Parte prima la Gemini 7 con a bordo Frank Borman e James Lovell. Rimarrà nello spazio per 14 giorni, stabilendo il record di permanenza in orbita. La Gemini 6 con Walter Skirra e Tom Stafford entra in orbita qualche giorno dopo. Ha luogo il primo appuntamento spaziale americano. Le 2 navicelle navigano affiancate per oltre 20 ore e si avvicinano fino a 30 centimetri l'una dall'altra. È un successo. Ma il vero obiettivo è l'aggancio in orbita di 2 veicoli, una tappa essenziale per la missione lunare. Sarà la Gemini 8 di Neil Armstrong e David Scott a tentare questa difficilissima manovra agganciandosi all'ultimo stadio del razzo Agena. Ecco la Gemini che fa rotta sul razzo Agena. Cosa avverrà al momento del contatto? La distanza si riduce, ma effetti imprevisti modificano la traiettoria dei 2 veicoli spaziali. Armstrong comunica a terra: stiamo girando su noi stessi. Soltanto una manovra d'emergenza riuscirà a bloccare la rotazione e a far rientrare a terra la capsula sana e salva. È stato questo uno dei momenti più drammatici del programma Gemini. È il rendezvous spaziale, l'aggancio di 2 veicoli in orbita, la parte che si rivela più complicata del programma Gemini. Si riprova con la Gemini 9. A bordo Tom Stafford e Eugene Cernan. 2 giorni prima è già stato lanciato il bersaglio che i 2 astronauti dovranno agganciare in orbita. Sono previsti 3 agganci con il bersaglio, ma purtroppo il boccaporto del razzo Agena dove la Gemini avrebbe dovuto agganciarsi non si apre e anche questa volta il rendezvous viene cancellato. Finalmente un mese dopo è pronto un nuovo lancio. L'obiettivo è sempre quello, agganciarsi al razzo Agena. Questa volta tutto funziona alla perfezione e John Young e Michael Collins ci riescono. Vediamo l'operazione di attracco filmata dalla cinepresa di bordo. Ormai l'America ha superato l'Unione Sovietica nella corsa verso la Luna, ma all'epoca questo non era ancora chiaro. Sia America che Russia continuano infatti a spedire sonde sul nostro satellite naturale per tracciarne una mappa precisa.
Nell'agosto del 1966 gli americani lanciano il Lunar Orbiter 1. La sua missione è importantissima: fotografare i possibili luoghi d'allunaggio per gli astronauti del progetto Apollo. I sovietici lanciano numerosi LUNIC che svolgono lo stesso compito. Queste sono alcune delle immagini riprese. Ormai il programma Gemini era quasi completato e i suoi obiettivi raggiunti. Mancavano soltanto gli ultimi collaudi. Un aggancio fra la capsula Gemini e il razzo Agena durante la prima orbita. È la prova generale di una fra le fasi più critiche del futuro progetto Apollo. Il rendezvous fra il modulo lunare di ritorno dalla Luna e il modulo di comando rimasto in orbita attorno al satellite naturale. Charles Conrad e Richard Gordon riescono perfettamente nell'operazione agganciandosi alla Gina durante la prima orbita. Gordon esce anche nello spazio per attaccare alla Gemini 11 un cavo che si trova a bordo della Gina. La manovra, ritenuta banale, richiede ben 37 minuti di fatiche e dimostra ancora una volta che nello spazio non si può dare niente per scontato. Con la Gemini 12 di Edwin Aldrin e James Lovell e un nuovo perfetto aggancio al razzo Agena, si conclude nel novembre del 1966 il programma Gemini. Tutto era pronto per la realizzazione del progetto Apollo e dello sbarco sulla Luna. Nella seconda metà degli anni 60, il progetto Apollo per la conquista della Luna è in fase di piena realizzazione. Le difficoltà da superare e i problemi da risolvere sono quasi infiniti, ma è come se tutta l'America lavorasse a questo progetto. Il modulo di comando sarà molto più grande delle capsule Gemini, dovrà ospitare 3 astronauti. Viene studiato anche il modulo che dovrebbe portare sulla Luna 2 uomini. Ecco uno dei primi collaudi. Non è andata molto bene. Il pilota, che fortunatamente esce incolume dall'incidente, è Neil Armstrong. Toccherà a lui essere il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Sarà l'enorme Saturno V a portare l'uomo sulla Luna. Questo enorme razzo viene appositamente costruito per la missione lunare. Nei precedenti programmi spaziali, i razzi provenivano da programmi militari. È Werner von Braun il geniale direttore e l'infaticabile manager nella progettazione e nella costruzione del gigantesco Saturno V. Un ingegnere di origine tedesca che ha lavorato ai più importanti programmi missilistici di questo secolo, dalle famigerate V2 tedesche ai razzi astronautici americani. Nel primo stadio sono alloggiati 8 motori che producono una spinta colossale, 4 milioni di chilogrammi. La torre di lancio cui si appoggerà il Saturno è alta più di 100 metri. Nei primi lanci di prova, per simulare il peso della navicella, si usa l'acqua. Per il progetto Apollo il momento della verità arriva il 21 dicembre 1968. Sia il razzo Saturno che la navicella e il LEM sono già stati collaudati in orbita terrestre. Adesso per la prima volta 3 uomini lasceranno la Terra e dopo un viaggio di 400.000 km entreranno in orbita lunare. Il lancio riesce alla perfezione. Nella loro navicella, l'Apollo 8, Frank Borman, James Lovell e William Anders accendono i retrorazzi e abbandonano il campo gravitazionale terrestre. Gli astronauti dell'Apollo 8 sono i primi a vedere in lontananza dallo spazio il nostro pianeta e ad osservare direttamente la faccia nascosta della Luna. La loro emozione di fronte alla Terra che sorge sopra il desolato orizzonte delle pianure lunari si trasmise, grazie alle immagini televisive, a tutti gli abitanti del pianeta. La Terra, una piccola oasi azzurra e bianca, è veramente minuscola e fragile nell'infinità degli abissi cosmici. Dopo 10 orbite intorno alla Luna, l'Apollo 8 riaccende i retrorazzi e torna sulla Terra. La via per la discesa sulla superficie lunare è ormai aperta. Negli ultimi mesi del 1968 anche i sovietici sono molto attivi. I lanci delle sonde lunari Sond fanno pensare che anche loro siano a buon punto nel programma lunare. Molti anni più tardi si è saputo che i sovietici persero la corsa alla Luna perché non furono in grado di costruire un razzo abbastanza potente, l'equivalente al Saturno V, per portare gli astronauti e la loro navicella fuori dalla gravità terrestre fino all'orbita lunare. Prima di tentare lo sbarco vero e proprio, gli astronauti del progetto Apollo devono provare e riprovare in orbita terrestre le complesse manovre che l'allunaggio richiede. Con l'Apollo 9 viene collaudato lo sgancio e il riaggancio del LEM, il modulo di allunaggio.
tutto procede bene. Tutto è ormai pronto per lo sbarco sulla Luna. E il grande giorno finalmente arriva. È il 16 luglio 1969. Alle 9:32 del mattino il colossale Saturno V si stacca dalla rampa 39 di Cape Canaveral, Florida. A bordo della navicella Apollo 11 tre astronauti, Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. È l'ultima grande sfida allo spazio. L'Apollo 11 è in viaggio verso la Luna. In orbita lunare il modulo di allunaggio si sgancia. A bordo vi sono Armstrong e Aldrin. La discesa durerà 12 minuti. Sono 12 minuti carichi di tensione. Tecnici e scienziati nella sala di controllo di Houston e milioni di persone davanti ai televisori trattengono il fiato. A circa 2000 metri dal suolo scatta un allarme. Da Houston autorizzano gli astronauti a continuare. A 500 metri di altezza si accende un secondo allarme. Di nuovo da Houston arriva il via libera. Altri 4 allarmi scattano nei successivi 4 minuti. Da Houston ripetono che non è niente di preoccupante. La discesa continua. Ma distratti da quella serie di allarmi, gli astronauti non si sono accorti che il pilota automatico li sta portando verso dei grossi macigni. Armstrong prende allora i comandi manuali e dirige il LEM verso una zona meno accidentata. Quando finalmente riesce a posare le zampe del LEM sulla Luna, gli era rimasto combustibile solo per altri 20 secondi. Poi avrebbe dovuto interrompere la manovra e ritornare verso il modulo di comando. Il LEM è adesso posato nel mare della tranquillità, a 6 km dal punto prestabilito. Le prime parole di Armstrong appena allunato sono: controllo di Houston da base della tranquillità, l'Aquila è atterrata. È il 20 luglio 1969, a Cape Canaveral sono le 22:56. Dopo circa 6 ore e mezzo i due astronauti scendono sulla Luna. Mentre posa il primo piede, Armstrong dice la famosa frase: questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità. Armstrong e Aldrin lavorano sulla superficie lunare per circa 1 ora e mezza e lasciano una targa che ricorda il grande evento. La missione lunare è finita. Sono passati poco più di 8 anni dal discorso di John Kennedy del maggio 61. La promessa di mandare un uomo sulla Luna e di farlo tornare sano e salvo sulla Terra è stata mantenuta. Il 14 novembre 1969 a Cape Canaveral il tempo è pessimo, ma il lancio dell'Apollo 12 avviene ugualmente. È la seconda missione destinata all'esplorazione della Luna. Pochi secondi dopo il lancio un fulmine colpisce il razzo. Si vivono attimi di ansia, ma tutto fila liscio. Nonostante l'inizio burrascoso, l'Apollo 12 si rivela una delle missioni più tranquille e proficue. In orbita lunare si ripetono le manovre. Il LEM viene sganciato e poi attaccato al modulo di comando. Due astronauti, Charles Conrad e Alan Bean, vi si trasferiscono. Comincia la discesa verso il secondo allunaggio del progetto Apollo. Il LEM tocca il suolo lunare con una manovra da manuale. A pochi metri dal punto prescelto, nell'oceano delle tempeste, vicino a una sonda automatica lanciata 2 anni prima, il Surveyor 3. I due astronauti rimangono sulla Luna per 31 ore e compiono 2 passeggiate raccogliendo campioni di roccia e lasciando sulla superficie un sismografo per registrare i lunamoti. I tremori della crosta lunari dai quali capire la costituzione degli strati più interni. Dalle analisi effettuate a terra viene confermato che dal suolo lunare è possibile ricavare l'ossigeno e altri elementi. Le altre missioni, tranne l'Apollo 13, si susseguono con successo. Questa missione per poco non si trasforma in una tragedia. L'esplosione dei serbatoi d'ossigeno nel modulo di comando costringe i 3 astronauti a trasferirsi nel LEM e a sfruttare i suoi motori per tornare sulla Terra.
In una dichiarazione della NASA si può leggere: l'Apollo 13 deve essere classificato un fallimento. Ma in un altro senso questa missione ha dimostrato la capacità umana di operare anche sotto stress insopportabili. Per questo sarà ricordata per sempre nella storia dell'astronautica. Con l'Apollo 15 viene portata sulla Luna una speciale Jeep, il rover lunare, che permetterà agli astronauti un raggio di esplorazione molto più vasto. È un curioso veicolo elettrico che raggiunge la velocità massima di 11 km orari. Gli astronauti dell'Apollo 15 vi percorrono 27 km intorno al punto di allunaggio. Anche l'equipaggio dell'Apollo 16 scorrazza sulla Luna con un rover, coprendo una trentina di chilometri e raccogliendo quasi 100 kg di suolo e di rocce. L'ultima missione sulla Luna è l'Apollo 17. Il lancio avviene il 7 dicembre 1972. Tutte le manovre si svolgono alla perfezione e il LEM si dirige con precisione verso il punto prescelto per l'allunaggio. A bordo si trovano Eugene Cernan, il comandante, e Jack Schmidt, un geologo oltre che astronauta. La loro esplorazione della superficie lunare è la più estesa e approfondita. Rimangono quasi 3 giorni sulla Luna e con il rover percorrono 34 km intorno al punto di atterraggio, nel mare della Serenità, vicino alla valle di Taurus Littrow. In queste esplorazioni vengono raccolti 110 kg di rocce e piazzati in numerosi strumenti per studiare varie caratteristiche lunarie. A causa della ridotta forza di gravità lunare, un sesto di quella terrestre, l'uomo deve riabituarsi a camminare, ma una volta impratichitosi può sfruttare questa caratteristica per spostarsi più rapidamente a grandi balzi. Schmidt non riesce a trattenere l'entusiasmo quando scopre in un cratere una roccia di colore arancione. Prima di risalire sull'EM, i due astronauti lasciano una targa simile a quella posata nel 1969 da Armstrong e Aldrin. La scritta dice: qui l'uomo ha completato la sua prima esplorazione della Luna, dicembre 1972 d.C. Possa lo spirito di pace che ha accompagnato questa missione riflettersi su tutta l'umanità. Una telecamera abbandonata sul suolo lunare riprende la partenza dell'EM. Gli ultimi 2 esploratori della Luna stanno tornando sulla Terra. Da allora la Luna non ha più ricevuto visite di altri astronauti. Le conoscenze acquisite con le missioni Apollo vengono concentrate nello Skylab, un'enorme stazione spaziale costruita dagli americani con il terzo stadio del razzo Saturno. All'inizio lo Skylab viene afflitto da alcuni problemi, ma le passeggiate spaziali degli astronauti del primo equipaggio riescono ad aprire i pannelli solari rimasti incastrati durante il lancio. Senza l'energia elettrica prodotta da quei pannelli, molti apparati a bordo dello Skylab non potevano funzionare. Nel corso della missione, 3 equipaggi di 3 astronauti ciascuno soggiornano per lunghi periodi nella stazione spaziale, portando a termine esperimenti sulla fisiologia del corpo umano in assenza di peso e scattando migliaia di foto della superficie terrestre. Nel corso degli anni 70 si svolge anche un'altra missione, importante soprattutto per il suo valore simbolico. È l'Apollo Soyuz, l'aggancio in orbita di una navicella americana con l'equivalente sovietica. È la prima volta che americani e sovietici, divisi dalla guerra fredda, collaborano in campo spaziale. È con questa missione che si concludono i voli delle capsule Apollo. La NASA sta già pensando a un nuovo modo di viaggiare nello spazio, una navetta riusabile più volte, lo Space Shuttle. Nel frattempo i sovietici realizzano con successo la serie di stazioni spaziali Salyut, nelle quali gli equipaggi trascorrono alcuni mesi in orbita, dimostrando così che il corpo umano può sopravvivere per lunghi periodi in assenza di gravità. Sulla Salyut 7 vola la seconda cosmonauta sovietica, Svetlana Savitskaya. Insieme alla Savitskaya si trovano sulla stazione altri 4 cosmonauti. I sistemi di bordo progettati per ospitare al massimo 5 persone vengono messi alla prova. Le stazioni della serie Salyut sono state occupate fino al 1986. L'ultima Salyut, la numero 7, è precipitata sulla Terra disintegrandosi al contatto con l'atmosfera nel 1991. Ma nel frattempo la Salyut era stata sostituita da una nuova stazione spaziale, la Mir, ancora oggi in orbita. La Mir viene messa in orbita il 20 febbraio 1986 da un gigantesco razzo Proton.
La nuova stazione è grande come le vecchie Salyut, ma presenta grandi novità. Ai suoi 5 bocaporti possono attraccare contemporaneamente 5 Soyuz, navette cargo Progress e vari moduli scientifici come il Kvant. A bordo possono vivere fino a 6 cosmonauti e i loro quartieri sono più comodi che nella vecchia Salyut. È sulla Mir che viene battuto il record di permanenza nello spazio da Viktor Polyakov, con 437 giorni di permanenza nella stazione spaziale. La conquista dello spazio è appena iniziata. Non sappiamo quello che ci riserverà il futuro. Dipende anche da quale futuro, se fra 20 anni, fra 200, fra 2000 o fra 20.000 anni. Vedremo, o meglio, vedranno quelli che ci seguiranno. A venerdì prossimo con un nuovo numero della collana Viaggio nella Scienza.